Benvenuti a questo nuovo incontro del ciclo Extrema Ratio. Io sono Guido Mazzoni e condurrò l'incontro di stasera. Ringrazio il Centro di Calcolo, l'Ufficio Biblioteche, l'Ufficio Comunicazione dell'Università di Siena per l'aiuto che danno ogni settimana al ciclo Extrema Ratio. Oggi un ringraziamento speciale va a Lara Marrama, che si occuperà della gestione e della comunicazione, a Pierluigi Pellini, che farà il regista e silenzierà i microfoni in caso di necessità, e a Emanuela Carbè, che ha ideato e coordinato la parte tecnica di Extrema Ratio. Stasera parleremo di Georg Simmel, filosofo di formazione, tra i fondatori della sociologia moderna. Simmel ha avuto un'influenza profonda e spesso misconosciuta sulla cultura del Novecento. Le sue opere sono state decisive per il giovane Lukács, per Benjamin, per Krakauer, per la scuola di sociologia urbana di Chicago, per Goffman, per Luhmann e per molti altri. In queste settimane sta per uscire presso Einaudi un volume che raccoglie i principali saggi brevi di Simmel. Si intitola Stile moderno e i curatori sono due tra i più interessanti filosofi italiani delle nuove generazioni, Barbara Carnevali e Andrea Pinotti. Barbara Carnevali insegna estetica sociale all'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. Il suo lavoro si muove all'intersezione tra filosofia sociale, filosofia morale ed estetica. Ha pubblicato, tra le altre cose, Romanticismo e Riconoscimento, Figure della coscienza in Rousseau nel 2004 e nel 2012 Le apparenze sociali, un libro che ha suscitato un dibattito vasto e di cui sta per uscire un'edizione americana riveduta e ampliata. Andrea Pinotti insegna estetica all'Università di Milano, ha pubblicato tra le altre cose Estetica della pittura nel 2007, Empatia, storia di un'idea da Platone al postumano nel 2011, con Antonio Somaini ha curato nel 2012 un'antologia di scritti di Walter Benjamin e sempre con Antonio Somaini ha pubblicato nel 2016 Cultura visuale, un libro che si è subito imposto come un testo di riferimento negli studi di teoria delle immagini. Ringrazio Barbara Carnevali e Andrea Pinotti di aver accettato il nostro invito. Siamo molto contenti di averli tra noi stasera. I nostri ospiti si sono divisi i compiti in modo da alternarsi. Comincio chiedendo ad Andrea Pinotti di tracciare una traiettoria intellettuale di Simmel, a beneficio anche di coloro che tra gli studenti collegati non ne conoscessero bene l'opera, e a Barbara Carnevali di spiegarci qual è l'attualità di Simmel e quali sono le ragioni che li hanno spinti a curare questo libro oggi. Lascio la parola ad Andrea Pinotti. Grazie Guido per questo invito, per la tua introduzione, grazie a tutti gli amici senesi per questa ospitalità. È una bella opportunità questa di parlare di Simmel, un protagonista della scena culturale, non solo filosofica. Tu hai ricordato che Simmel è annoverato fra i fondatori della sociologia. Si è occupato anche di questioni psicologiche, di questioni filosofiche, di questioni metafisiche. Un protagonista della scena tedesca in particolare, ma europea più in generale, a cavallo tra 8 e 900. Una figura difficilmente classificabile, piuttosto anticonvenzionale. Scrive sui giornali, interviene sulle riviste di cultura grand public. Oggi, a costo di rischiare un anacronismo, direi che sarebbe senza dubbio un assiduo frequentatore di social network, un secondo produttore di blog e di post. C'è un suo collega, Meinecke, che era appunto un collega a Strasburgo, che racconta nelle sue memorie di averlo un giorno ricevuto a casa propria e di averlo invitato a sedersi. Ma Simmel, invece di accettare questo invito, rimane in piedi e dice Meinecke: comincia a tirar fuori dalla manica una filosofia della sedia e dell'offrire da sedere. Questo è un aneddoto molto significativo perché ci introduce subito a una caratteristica, la cifra forse più significativa, più distintiva dello stile di pensiero e del filosofare stesso di Simmel, cioè questa capacità di aprire
la riflessione filosofica a qualsivoglia oggetto. Molti oggetti nella loro concretezza, nella loro apparente banalità, nella loro marginalità, nella loro superficialità, vengono ammessi da Simmel per la prima volta nelle stanze della filosofia. Da questo punto di vista, Simmel potrebbe essere ben considerato un precursore di quella che oggi si chiama estetica della vita quotidiana, ma anche di quello che oggi si chiama thing turn o object turn, quella svolta verso il concreto che a ben vedere già ai primi del Novecento era stata una massima, una divisa del pensiero filosofico. Uno dei suoi pressoché contemporanei, Edmund Husserl, nelle Ricerche logiche l'aveva espressa con la famosa formula "Zu den Sachen selbst", torniamo alle cose stesse. E si può ben dire che anche Simmel partecipasse di questo ritorno alla concretezza, di questo ritorno alle cose stesse. Certo, in una modalità, in uno stile che sembrano antipodali rispetto a quelli di Husserl. Tanto Husserl, lo sappiamo, aveva sviluppato una terminologia tecnica anche molto, molto ostica. Bisogna entrare in una terminologia molto specialistica e familiarizzarci con intenzionalità, noesi, noema, sintesi passive. Uno degli aspetti più affascinanti della filosofia di Simmel è che sembra non esserci, e gliel'ha rimproverato uno dei suoi allievi, Adorno, non sembra esserci una terminologia filosofica specifica. La lettura di Simmel sembra essere una lettura facile a prima vista, perché appunto con un linguaggio quotidiano ti attira, ti tira dentro una serie di questioni e poi ti avviluppa in un intreccio sempre più profondo di questioni. Quindi sì, un ritorno alle cose stesse che condividevo con la fenomenologia, ma al tempo stesso un modo anche molto più concreto, molto più intuitivo di occuparsi di una grande varietà di oggetti, come dicevo prima, che per la prima volta entrano nelle stanze della riflessione filosofica. Sarebbe difficile farne una rassegna completa. Simmel si è occupato dell'ansa del vaso, cioè di quel modo che ha il vaso di offrirsi al nostro afferramento. Si è occupato di ponti e di porte. Si domanda il primo uomo che ha tracciato una strada che cosa ha significato questo gesto, il modo in cui un ponte connette due rive, un modo in cui una porta connette due spazi e al tempo stesso li separa. Si è occupato di rovine, si è occupato di avventure, di flirt, della sociologia del pasto. Cosa significa scambiarsi delle lettere? Senz'altro oggi Simmel credo che scriverebbe di SMS, di WhatsApp e di Instagram. Cosa significano le Alpi? Cosa significa la cornice? Questo è un gesto molto caratteristico di Simmel, concentrarsi invece che sull'immagine che riteniamo importante all'interno della cornice, su quel bordo che non è né della realtà extra immagine, fuori dall'immagine, né della realtà artistica, ma è proprio quella soglia, quel fenomeno di confine che negozia la differenza, la separazione e al tempo stesso la relazione tra due spazi e due mondi di senso. Si occupa di cornici, un gesto appunto che si rivolge ad un elemento apparentemente marginale e inaugura una lunga riflessione che per tutto il corso del Novecento si sarebbe proprio dedicata alla questione della cornice, passando per Ortega, che lo aveva ascoltato Berlino, e poi giù per Shapiro, per Derrida, per Arnaim, fino a venire molto più recentemente a Stoichkita. E senz'altro credo che oggi Simmel, sempre per continuare con quel pensiero anacronistico, immaginandocelo oggi, si interrogherebbe sui caschi di realtà virtuale che sembrano cancellare, proprio perché ci offrono degli ambienti immersivi a 360 gradi
la separazione della cornice, la separazione che consente di dividere con nettezza l'immagine dalla realtà. E questo atteggiamento di grande interesse, di grande rispetto per l'oggetto concreto, ci è sembrato a Barbara e a me che derivasse in Simmel da due tradizioni, una tradizione che potremmo chiamare di morfologia goetiana. Goethe ci invita a praticare una delicata empiria, un'empiria che riconosce che nell'oggetto è incistata, nell'oggetto è ancorata una componente di carattere teorico, che la teoria va fatta a partire dagli oggetti e non superimposta sugli oggetti stessi a partire da una posizione più astratta e più intellettualistica, più concettualizzata, diciamo così. E dall'altra parte, un'altra eredità che abbiamo un po' scoperto lavorando a questo libro, si parla sempre di Simmel come di un kantiano, di un neocantiano sui generis, ma ci è sembrato anche di vedere una forte presenza di Hegel, quello Hegel dello spirito oggettivo, certo non innanzitutto uno spirito oggettivo che si oggettiva nelle grandi strutture dello Stato, del diritto, forse forzando l'aggettivo si potrebbe piuttosto dire uno spirito oggettuale, il modo in cui l'essere umano si esternalizza negli oggetti e poi vi si riconosce e ne viene anche modificato da questi oggetti che l'essere umano stesso produce. E da questo punto di vista sarebbe forse interessante approfondire possibili relazioni tra queste analisi pionieristiche di Simmel dei primi del Novecento e una linea che oggi chiamiamo di enattivismo o di esternalismo. Quindi un Goethe e un Hegel che si continuano e si prolungano in questa riflessione simmeliana, una riflessione che lui stesso chiamava philosophische Kultur, cultura filosofica. Questa capacità di muovere dagli aspetti più superficiali, apparentemente più marginali, dalla superficie della vita, dice appunto Simmel, ma da ogni punto di questa superficie è possibile gettare uno scandaglio che arriva fino alle profondità più complesse e ai sensi più reconditi della struttura antropologica dell'umano stesso. Certo, questo innamoramento di Simmel per gli oggetti concreti ha costituito indubbiamente una componente di grande fascino che Simmel ha saputo esercitare sulla generazione di filosofi più giovani. Sarebbe impossibile pensare a un Adorno, a un Ernst Bloch, a un Benjamin, a un Krakauer, Guido li ha ricordati già nella sua introduzione, senza Simmel. Potremmo anche aggiungere, credo, un nome apparentemente distante da questi come Heidegger. Simmel stesso parlava della sua eredità non come di un'eredità di scuola, ma come di un'eredità fatta di denaro in contanti che viene poi distribuito tra questi allievi, tra questi seguaci e utilizzato appunto, come vedremo anche più avanti, credo in questa stessa serata, come uno strumento molto flessibile e molto duttile. Ma sono stati proprio quegli allievi, tu hai ricordato prima Lukács, che gli hanno anche rimproverato questo saggismo, questa capacità di muovere saggiando questi oggetti differenti nella loro concretezza. E Simmel è stato così accusato in vario modo di estetismo, di estetizzazione, di impressionismo, come se fosse un farfallone che salta di oggetto in oggetto cercando di recuperarne o di valorizzarne degli aspetti filosofici, ma rimanendo sempre appunto sulla superficie delle cose. Lukács, proprio nel 18, anno in cui Simmel muore,
estende una memoria del maestro e lo chiama un Monet della filosofia al quale non è ancora seguito alcun Cézanne, come se appunto questo fosse il problema, una mancanza di struttura, una valutazione impressionistica dei fenomeni. E Bloch, l'altro suo allievo, lo chiama il filosofo del forse, del sì, ma anche. Eppure è proprio questo aspetto che ci è sembrato non solo niente affatto superficiale, ma addirittura strutturale e costitutivo del suo stile di pensiero, perché il sì, ma anche il tertium datur, il vedere un fenomeno da un lato ma anche dall'altro, ne costituisce proprio quella sensibilità che ci è sembrata a Barbara e a me addirittura dialettica, questa capacità di cogliere l'interazione dei fenomeni culturali, questa capacità di vedere in quel famoso concetto kantiano della Wechselwirkung, dell'interazione reciproca, la chiave di lettura che struttura tutto il suo pensiero, tanto nei piccoli e brevi e fulminanti saggi, quanto anche nelle grandi opere come La filosofia del denaro del 1900 o La grande sociologia del 1908. Un'interazione che mette fuori gioco la possibilità di capire i fenomeni dello spirito, i fenomeni della cultura, secondo un modello deterministico di causa e di effetto. È quel modello che invece Simmel mina le fondamenta per proporre un modello per apparentemente paradossale, se seguiamo la logica del determinismo, cioè che le cause sono prodotte dai loro stessi effetti e che c'è appunto un'interazione, un modello relazionale o relazionista per cui i fenomeni devono essere colti e considerati, e faremo più tardi anche, credo, degli esempi molto concreti, nella loro interazione, nella loro azione reciproca, nella loro capacità di codeterminarsi e di illuminarsi vicendevolmente. Naturalmente anche da parte mia grazie per l'invito, poi siamo contenti di, il libro ancora non è nato perché sarà in libreria fra 15 giorni e di accompagnarlo e celebrarne la nascita in questo modo. Dunque, mi ricollego a quello che dice Andrea aggiungendo una riflessione, un aneddoto biografico su Simmel. Una delle ragioni per cui ci ha interessato e per cui abbiamo pensato subito alla sua attualità è il fatto che Simmel è un pensatore estremamente eccentrico. È quello che Hannah Arendt avrebbe chiamato un Selbstdenker, o Nietzsche uno spirito libero, cioè è un pensatore che ha una tendenza non solo a non costituire una scuola, cosa che ha sempre rifiutato. Forse conoscete la famosa parabola che viene sempre raccontata dai suoi interpreti, per cui negli ultimi anni della sua vita Simmel scriveva in un brano diaristico, scrisse che era consapevole del fatto che il suo pensiero si sarebbe trasmesso ai suoi eredi nella forma di denaro contante, come qualche cosa quindi che può essere spesa e può essere investita in modo individuale, secondo i gusti di ciascun erede, senza obbligarlo a rimanere ancorato a una terra, ancorato a una casa o a un bene stabile che gli impedisce di diventare libero. E questa appunto è un'immagine molto bella, perché non soltanto ha il riferimento alla cultura monetaria, al denaro, che sarà il grande tema della lettura della modernità di Simmel, ma anche spiega molto bene qual era la sua idea della filosofia, cioè di qualche cosa che non reclama fedeltà, ma che deve essere uno stimolo all'interpretazione e al pensiero sempre, sempre vivo. E questa attitudine così aperta e così eclettica, come avete visto, perché anche a sfogliare semplicemente l'indice della raccolta di saggi che noi abbiamo proposto, si è stupiti dalla varietà di argomenti, si va dalla cornice, dall'analisi dell'ansa di un vaso, all'analisi della metropoli moderna con un taglio prettamente sociologico, considerazioni di critica d'arte sulle esposizioni d'arte moderne, osservazioni di tipo antropologico fenomenologico sul volto o sulla comunicazione intersoggettiva
che passa attraverso i sensi o passa attraverso la dialettica tra ciò che si svela e ciò che si tiene nascosto, cioè il segreto. Quindi c'è una varietà di temi che risulta difficile tenere insieme e che giustifica in qualche modo l'accusa che è stata fatta a Zimmer di essere un filosofo impressionista che si lasciava attrarre dall'oggetto, dalla seduzione dell'oggetto momentanea, che non era capace di dare poi un ordine sistematico al suo pensiero. In realtà, ecco, ed è questo il primo punto della nostra rilettura, questo ordine sistematico esiste più nel senso forse di quello che Cassirer chiamava l'esprit systématique che l'esprit de système, cioè quella sistematicità che non è quella dei grandi filosofi ottocenteschi, per esempio di Hobbes, di Cartesio, cioè del tutto strutturato all'interno delle sue parti, rigorosamente definito, ma di una coerenza relazionale, che poi è il grande tema della filosofia di Zimmer, un pensiero che non pensa per sostanze, ma pensa per relazioni tra le cose, e che una volta assemblati i saggi e come li abbiamo costituiti, considerati in un'ottica sinottica, improvvisamente ha svelato appunto non soltanto una coerenza, ma anche un rigore profondamente filosofico e fondato su una serie di concetti chiaramente pochi, ma chiaramente definiti, e soprattutto su un metodo effettivamente ricorrente che non si smentisce fino a alle ultime opere. Ora, tutto questo naturalmente è costato a Zimmer, è costato anche non soltanto in termini di eredità, come dicevamo, ma anche in termini di vita personale, perché lo racconto sempre ai miei studenti, perché è qualche cosa anche che in un certo senso li rassicura. Zimmer è rimasto senza un posto all'università, oggi diremmo era un non strutturato fino a più di 50 anni, e in una lettera meravigliosa che Max Weber, suo amico e collega, che cercava a tutti i costi di aiutarlo a ottenere un posto universitario, scrisse per accompagnare probabilmente una delle sue candidature, Weber dice che è scandalizzato all'idea che una persona di tale intelligenza, che probabilmente rappresenta uno dei grandi intellettuali viventi, appunto sia considerato un fallito dall'opinione comune e dai suoi contemporanei colleghi accademici, che rifiutavano le sue candidature perché considerate appunto troppo eclettiche, non si capiva che disciplina Zimmer praticasse, e probabilmente anche per molti pregiudizi antisemiti che all'epoca erano molto, molto forti. Quindi tutti questi fattori, atteggiamento eclettico, quello che oggi chiameremmo uno studio interdisciplinare, Zimmer salta da un campo all'altro di discipline che oggi col senno di chi lavora all'università vengono considerate addirittura opposte nello spettro del pensiero. Pensate in particolare al tema che poi sarà ricorrente nelle mie osservazioni, cioè del rapporto tra estetica ed economia. Cioè, per noi sono proprio le materie che vengono praticate in genere da persone completamente diverse e che si disprezzano anche abbastanza reciprocamente, proprio per la lontananza dei loro campi e della loro sensibilità. Zimmer invece scrive una filosofia del denaro e in contemporanea saggi su Rembrandt, saggi su fenomeni estetici di vita quotidiana come quelli che ha citato Andrea, appunto non diciamo riesce è animato da quella che poi sarà uno dei temi principali della sua analisi e critica della modernità, che è questo tentativo di ricostituire non tanto una totalità perduta, perché il sapere moderno è frammentario e diviso per definizione, come tutta la cultura moderna, che va verso la differenziazione delle sfere, verso la costituzione di ambiti disciplinari e ambiti di realtà che sono ormai sempre più interdipendenti e potenzialmente in conflitto tra loro. La stessa analisi che farà Max Weber sul pluralismo dei valori, sulla differenziazione delle sfere. Ecco, ma Zimmer, attraverso questo suo pensiero relazionale, un po' nomade, ha questa capacità di riuscire a tessere i legami, a vedere che cosa lega, per esempio, come farà nel saggio sulla città per eccellenza, dei fenomeni di tipo sensibile come la moda o il tipo estetico come la moda o il prevalere della cultura visuale alla cultura monetaria nella grande città o allo sviluppo dell'individualismo. Cosa appunto che noi oggi faremo addirittura, attribuiremo a campi specifici della filosofia, il filosofo morale si occupa di una cosa, il filosofo sociale di un'altra, e che lui tendeva invece appunto a leggere nei loro rapporti relazionali. Quindi, ovviamente non posso riassumere tutte le ragioni di interesse e di quella che può essere definita l'attualità di Zimmer oggi. Andrea ne ha già enunciati alcuni, per esempio la questione dell'importanza dell'oggetto, della cultura oggettuale, questo taglio proto-fenomenologico nei confronti di fenomeni particolari. Io vorrei citarne in particolare due
che sono quelli che poi nella mia ricerca personale trovo particolarmente fecondi e interessanti, che mi sembrano anche illuminanti per comprendere l'attualità. Cioè non nascondo che alle origini del mio interesse, del nostro interesse di Simmel, ci sia la consapevolezza che è un pensatore che oggi, in epoca, come viene definita, tardo-moderna, che forse la definizione più precisa da adottare rispetto alla vecchia moda del postmoderno, è il pensatore che offre più risorse, proprio perché sembra avere anticipato all'inizio del Novecento, quindi all'inizio del secolo scorso, di avere visto, intravisto con una grande preveggenza alcuni tratti della cultura moderna che si sarebbero poi in particolare rivelati decisivi a partire dagli anni Ottanta in avanti, cioè col passaggio della società contemporanea dalla produzione industriale a quella che viene chiamata la produzione post-industriale, di cultura e di esperienza e di informazione. E quindi in Simmel si trovano, proprio per questa sua eccentricità e per questo suo stile particolare interpretativo, si trovano molti elementi che possono essere riattualizzati, che riguardano tutti la formula, possono essere ricondotte alla formula che noi abbiamo usato come sottotitolo del nostro saggio, che diventa estetica sociale, che diventa l'etichetta, comunque la chiave interpretativa dei singoli fenomeni, e che è l'idea, lo dico molto, molto semplicemente, che che alla base della realtà sociale ci sia il primato dell'esperienza sensibile, intesa nel senso proprio etimologico del termine, cioè prima ancora che come teoria dell'arte, interpretazione dei fenomeni artistici propriamente detti, lo studio della sensibilità, quindi attraverso la conoscenza sensibile, in primo luogo la percezione e la sua trasformazione nel tempo e nello spazio, perché Simmel è molto attento appunto non considera la sensibilità come un dato eterno della natura umana, ma al contrario ritiene che si trasformi a seconda dei contesti spazio-temporali, e poi l'idea fortemente kantiana di un kantismo originale, estremamente originale, è che appunto questa dimensione sensibile sia costitutiva del sociale, o come Simmel amava dire ai suoi allievi, che in fondo la società sia un'opera d'arte, che non vuol dire che nella società non siano importanti fenomeni economici e di natura appunto monetaria, finanziaria o addirittura diciamo legati alla produzione capitalistica. Non dimentichiamo che Simmel scrive una filosofia del denaro di più di 1000 pagine, quindi sarebbe un'assurdità sostenere una cosa del genere, ma che il richiamo alla sensibilità, ai sensi e quindi indirettamente anche al corpo sia il collante, comunque quell'elemento che fa sì che le forme sociali acquistino uno stile, è uno dei concetti chiave su cui immagino che ritornerà Andrea, particolare e una loro costitutiva storicità. Allora, vi dicevo che alla luce di questa definizione complessiva, il metodo estetico-sociale, cioè che studia le interazioni, cioè come le forme estetiche interagiscono e costituiscono le forme sociali, possiamo individuare due punti, ecco che vi lancio per la discussione, per la riflessione personale, che mi sembrano di particolare attualità. Il primo è quello che Simmel stesso definisce il suo approccio microscopico. È un'analisi che Simmel ha ripetuto almeno due volte, la prima volta come introduzione a un saggio molto importante a cui abbiamo dato anche largo spazio all'interno della raccolta, che si chiama Sociologia dei Sensi, e che appunto viene introdotto da una riflessione di carattere metodologico, in cui Simmel dice in poche righe una cosa in realtà di importanza rivoluzionaria rispetto alla sociologia prevalente del suo tempo, appunto il saggio dedicato alla sociologia delle relazioni sensibili, ossia che mentre nella sociologia contemporanea prevale ai suoi tempi, quindi stiamo parlando il passaggio tra i due secoli scorsi, all'inizio del Novecento, prevale un approccio fondato sulle grandi entità, sulle grandi configurazioni, per esempio lo Stato, un sociologo studia lo Stato, studia la Chiesa, studia la formazione dei gruppi sindacali, studia i partiti politici, e che quindi identifica il carattere sociologico di un oggetto con la sua taglia. Simmel propone un approccio alternativo, che lui definisce appunto simile a quello che la microscopia ha poi permesso nella biologia, cioè quando si è passati dallo studiare la conformazione degli organi a studiare le relazioni tra le cellule, la struttura della cellula e le sue relazioni con le altre cellule. Ecco,
Il metodo di Zimmer si ispira o pretende di incarnare lo stesso tipo di approccio e di studiare appunto non i grandi gruppi, le grandi configurazioni, ma le micro interazioni che avvengono a livello intercellulare. E fa un esempio diventato celebre, cioè dice giochi di sguardi, il fatto per esempio di adornarsi o di vestirsi prima di uscire a cena, sguardi di gelosia, micro interazioni sensibili, per esempio il saggio sulla sociologia dei sensi da larga importanza al problema dell'odore, l'odore delle persone e come le relazioni olfattive determinano, per esempio, e permettono di strutturare la differenza, la vita nella grande città. Chiunque di noi abbia vissuto a lungo o per breve tempo in una metropoli sa che l'odore della metropoli, l'odore di New York, è un odore inconfondibile. E ecco, per questo, per Zimmer è un a priori della vita sociale, cioè qualcosa che precondiziona e dà un colore, una natura specifica a determinati tipi di relazioni che possono essere ricondotti a queste forme di sensorialità, E tutto questo, e forse l'aspetto più moderno, diciamo più interessante per noi, avviene non tanto a livello individuale. Questo è stato un errore interpretativo che ha prevalso soprattutto nel Novecento francese, cioè quello di dire Zimmel, siccome non è un olista, cioè siccome non parla delle grandi entità, non parla del tutto, allora è un individualista metodologico e quindi un liberale sostanzialmente, cioè pensa che esistano atomi individuali che sono poi il punto di partenza delle configurazioni sociali. No, l'interesse di Zimmel è nell'in-between, è nella relazione tra queste unità e quindi in ciò che sta in mezzo, cosa d'altra parte che lui ha ripetuto continuamente, lo chiamava il relazionismo, cioè il fatto di interessarsi non alla sostanza delle cose, ma appunto alle relazioni che le tessono e che le tengono insieme. Quindi il metodo microscopico, per riassumere, è il metodo che studia come si forma il tessuto della relazione sociale a partire dai suoi elementi più minimi, che addirittura sfuggono alla percezione, hanno bisogno di essere guardati al microscopio e che proprio perché piccoli, invisibili all'occhio, spesso agiscono in maniera subliminale. Questo è un altro aspetto molto interessante che chiaramente, probabilmente ci avete già pensato ascoltando queste parole, e diventa interessantissimo per capire fenomeni come l'influenza, tra l'altro concetto che lo stesso Zimmer usa ripetutamente quando si tratta di spiegare come avviene il potere estetico, come il potere di una, appunto, il potere dell'odore delle persone agisce appunto a livello subliminale, cioè noi veniamo influenzati da una Stimmung, da una un'aura più positiva o negativa di cui non siamo pienamente coscienti perché appunto ha toccato in primo luogo i nostri sensi in una maniera quasi impercettibile. Quindi appunto il subliminale, che non vuol dire necessariamente inconscio, ma vuol dire qualche cosa che è più simile alle piccole percezioni di Leibniz, a queste cose che sono in un livello della diciamo intermedio della coscienza, e allo stesso tempo appunto interessarsi al piccolo, al dettaglio. Questo è stato l'aspetto di metodo che di Zimmer, che è stato saccheggiato letteralmente dai suoi eredi di tutti i tipi, nella scuola di Francoforte, pensiamo a Benjamin e a Krakauer, che hanno fatto di queste analisi microfenomenologiche del particolare, che poi porta alla comprensione del tutto, comunque rimanda a fenomeni più larghi la loro cifra particolare, ma pensiamo anche e soprattutto direi al metodo di Goffman, grande sociologo, che ha di fatto sviluppato questa intuizione di Zimmeliana del primato della relazione sulla sostanza in quella che lui chiamava la sociologia interrelazionale, del relazionismo simbolico, e, ossia appunto studiare non tanto il contenuto di vita di singoli gruppi, di singole persone, ma piuttosto quelle relazioni che si sempre in movimento e sempre mobili che si instaurano tra di loro. Tutto questo naturalmente volendo fare dei rimandi in avanti, ricorda già la microsociologia e la microstoria anche. Zimmer sostiene che per esempio i grandi mutamenti storici non sono fatti, sono rari i mutamenti che avvengono per catastrofi, ma in realtà il principio della trasformazione è quello della goccia che cava la pietra, cioè dei piccoli influssi, le piccole influenze, i piccoli tocchi che a poco finiscono per modificare un habitus, e quindi un'abitudine percettiva, un'abitudine di vita. Il secondo elemento di attualità, e con questo ripasso nuovamente la parola, è il rapporto tra estetica ed economia. Su questo poi ritornerò più volte, credo, perché è forse l'elemento che trovo ancora più
ancora più fecondo per l'interpretazione del presente. Cioè Simmel, benché sia per certi versi un kantiano, cioè sia convinto che l'esperienza estetica propriamente detta, pura, nasca da un'emancipazione, dall'emanciparsi dalla sfera dei bisogni e della necessità e della funzione, quindi che l'arte, questo è il fondamento dell'estetica moderna, dell'estetica romantica, cioè l'arte nasce in opposizione alla vita, ai suoi bisogni e alle sue funzionalità come qualcosa che ha una legalità autonoma e che è gratuita, libera. Simmel condivide questo approccio, però lo fa convivere da un lato alla consapevolezza, in questo ancora più lungimirante, che non hanno suoi contemporanei ancora legati all'estetica tradizionale romantica, che esiste anche una sfera intermedia, che lui per esempio riconosce nelle arti applicate, o in quegli oggetti un po' a metà, come appunto il vaso, no? Che serve, che però ha la vita, perché serve a versare l'acqua, però allo stesso tempo può essere messo su un piedistallo e diventare oggetto di contemplazione estetica veramente propriamente detta. Ecco, si interessa anche a questa sfera intermedia in cui il confine tra arte e non arte, tra arte e funzione, diventa particolarmente labile, da cui un interesse, sarebbe possibile sviluppare questa intuizione una teoria del design, l'importanza appunto di tutti quegli oggetti che sono a metà tra l'artistico e il funzionale, ma in maniera ancora più larga, e poi appunto prometto che ci ritornerò perché è un argomento molto importante, di vedere a livello ancora più profondo, direi epocale, le interazioni che esistono tra l'ambito dell'estetico e l'ambito dell'economico e che nella società post-industriale sono diventate dominanti. Cioè il fatto che l'economia non sia più solo produzione di beni funzionali, ma sia anche produzione di esperienze estetiche, produzione di beni culturali, in cui per esempio il savoir-faire degli artisti o dei creativi è diventato un'arma particolare. E viceversa, perché Simmel vede nell'arte un'attività di valorizzazione che è complementare a quella che fa l'estetica, ossia attribuire valore alle cose. Non a caso, per esempio, le merci hanno bisogno della pubblicità, che è un'attività estetica per vendersi. Uno dei saggi che troverete nell'ultima parte della raccolta, intitolato L'esposizione berlinese delle arti e dell'industria, è uno dei primissimi, storicamente, dei primi saggi filosofici o sociologici che siano dedicati al problema della réclame e addirittura del vetrinismo, cioè come la disposizione delle merci in una vetrina condizioni la percezione dello spettatore e quindi automaticamente diventi produttrice di valore economico. Quindi è un classico esempio di trasmutazione dell'estetico e percettivo e sensibile nel valore economico. Ecco, questa, come vedremo, è una veramente delle chiavi di attualità e di interpretazione che si rivelano più attuali. Grazie Barbara, grazie Andrea per questo vostro primo giro di interventi che ha situato per il nostro pubblico molto chiaramente la posizione di Simmel nel campo filosofico e della nascente sociologia moderna. Volevo proseguire il discorso che avete avviato chiedendo ad Andrea di parlare di uno degli aspetti che più hanno influenzato la riflessione successiva della saggistica di Simmel, cioè la sua riflessione sulla città e sull'esperienza urbana, tratto caratteristico della vita moderna. Sì, Guido, sì. Indubbiamente, come dici tu, la questione della città diventa in Simmel centrale e inaugura poi un ricchissimo filone di interrogazione novecentesca, filosofica, proprio sulla città come spazio, spazio-tempo, anche come vedremo, dell'esperienza. Simmel era indubbiamente un filosofo metropolitano tanto quanto Heidegger era un filosofo della provincia. Ecco, Simmel non avrebbe mai scritto, credo, un saggio come Heidegger, perché rimaniamo in provincia. Al punto che quando è riuscito a trovare un posto di lavoro a Strasburgo e ha dovuto abbandonare Berlino, i giornali hanno intitolato scandalizzati Berlin ohne Simmel, Berlino senza Simmel, perché non sembrava possibile che la città perdesse una delle sue voci critiche più significative. Simmel osserva Berlino, ma al tempo stesso dobbiamo ricordarci che Berlino era una città che era più indietro, per così dire, rispetto
Londra e anche rispetto a Parigi nella evoluzione della città moderna verso la sua struttura di Großstadt, di metropoli in senso proprio. Quindi osserva Berlino in diventare metropoli in stato nascente, per così dire. Ed è una posizione privilegiata perché vede proprio queste formazioni della sensibilità urbana in via di trasformazione. E per riassumere il suo approccio alla questione della città, si potrebbe dire che con Simmel l'a priori, il trascendentale, questa riflessione, questo livello di tradizione kantiana, di riflessione sulle condizioni di possibilità dell'esperienza, ecco, questo a priori va in città con Simmel. Va in città perché le strutture, le forme della sensibilità, di quella aesthesis, di quell'estetica, cioè lo spazio e il tempo, Simmel, osservandole proprio nelle modificazioni profonde che lo stile di vita urbano comincia ad apportare ai cittadini, agli abitanti della metropoli, queste forme non devono essere intese come delle forme universali, sempre uguali a se stesse, come sembrava appunto il caso nella critica della ragion pura, nella sezione dell'estetica trascendentale, devono essere pensate piuttosto come dinamiche, come passibili di modificazioni storiche, di modificazioni storiche che sono anche dettate da delle trasformazioni di carattere economico, da delle trasformazioni di carattere tecnologico, da delle trasformazioni, ad esempio, dovute al modificarsi del modo di muoversi, dei trasporti. Da questo punto di vista, Simmel potrebbe davvero essere considerato, ed è considerato effettivamente da quelli che si occupano di studi sui sensi, dei cosiddetti sensory studies, un precursore fondamentale, un pioniere, cruciale, perché appunto ha cominciato ad impostare la questione della sensibilità secondo una prospettiva di potente storicizzazione dell'a priori, il tempo. Tempo nella città rispetto al tempo della piccola cittadina o del villaggio di campagna, un tempo che si accelera. Il ritmo della vita diventa sempre più pressante, sempre scandito dalla rincorsa del nuovo. E anche qui il fenomeno della moda, non a caso uno dei saggi più famosi di Simmel è proprio appunto dedicato alla filosofia della moda, moda, modernità, questo senso intensissimo del presente, come lo chiama lui, questa rincorsa sempre del fenomeno nuovo. Lo spazio, per contro, si restringe, i mezzi di trasporto stravolgono la percezione delle distanze, la compressione urbana, la densità anche di abitazione avvicina sempre di più le persone. E Simmel, lo ricordava prima Barbara, dedica delle pagine molto belle alla sensorialità della condivisione degli spazi ristretti, appunto il tema dell'odore, gli sguardi che ci scambiamo sui mezzi di trasporto quando siamo incastrati gli uni contro gli altri e quando si scatenano delle risposte sensoriali in queste forme di relazione reciproca. A livello proprio subliminale, una fobia del contatto, come la chiama Simmel. Ed è indubbio, credo che oggi Simmel si interrogherebbe sui protocolli di distanziazione sociale che ci vengono imposti dalla pandemia e che considererebbe la pandemia come un momento, come un torno all'interno di una storicità di questi a priori sensibili. E al tempo stesso la città diventa proprio uno dei luoghi di elezione per eccellenza per indagare quel fenomeno che ricordavamo prima di interazione, di azione reciproca, e diventa proprio un momento per testare questa efficacia di questo concetto. Perché la città è al tempo stesso una situazione di carattere spaziale, temporale, sociale,
che produce una iperestesia, una iperstimolazione rispetto appunto alla vita della tranquilla cittadina di provincia o rispetto alla vita di campagna. In città, anche partendo dal semplice attraversamento in un crocicchio trafficato, sembra venirsi a riproporre, ed è un tema questo che riafferrerà molto in Benjamin del lavoro sui passaggi parigini, viene a riproporsi una situazione di pericolo di vita nel contesto massimamente sviluppato dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista dell'avanzamento della modernità. Riaffiorano dei pericoli, appunto, che sono dei pericoli legati alla sopravvivenza, la giungla metropolitana. Ma questa iperestesia produce nel soggetto metropolitano una sorta di callosità, una sorta appunto di desensibilizzazione, come accade a ogni stimolo che venga continuamente ribadito e ripetuto. È la formazione del famoso soggetto blasé, il soggetto che ne ha viste di tutti i colori, che non si stupisce più di niente, che è appunto insensibile a ogni forma di stimolazione e che ciò nonostante vuole continuare a sentire. La sua soglia di sensibilità, la sua soglia percettiva è una soglia sempre più alta, e il soggetto blasé finisce per chiedere a quella città che lo ha reso insensibile stimoli sempre più forti. È questa Steigerung, questa intensificazione, Simmel usa questo termine di tradizione goetiana, questa intensificazione della vita nervosa, che da un lato porta una progressiva desensibilizzazione, una progressiva anestesia, un'incapacità di sentire, e dall'altro una progressiva iperstimolazione, che è proprio richiesta da quella stessa anestesia. E il soggetto blasé si trova in questo a nuotare in questa dimensione metropolitana, che è dominata da un lato, dice Simmel, dall'intellettualismo e dall'altro dall'economia monetaria, che sono come le due facce della stessa medaglia. L'intellettualismo è il denaro. Ecco, anche qui Barbara ricordava prima come Simmel sia molto bravo a mostrare le analogie profonde, strutturali, tra fenomeni che apparentemente sono molto lontani tra di loro. Che cosa c'è di comune da un lato tra il concetto e dall'altro il denaro? Il fatto, dice Simmel, che per entrambi quella che è la specificità della natura concreta degli oggetti, irriducibile, viene invece ridotta appunto a quello stesso che è quell'operazione che fa il concetto quando si dimentica delle differenze tra gli oggetti per dire la stessità, potremmo dire. Quando io dico tazzina di caffè, esprimo evidentemente qualche cosa che accomuna diverse tazzine di caffè, che siano di vetro, che siano di ceramica, che siano di plastica. I loro colori non li prendo in considerazione perché ne vedo quello che appunto può essere ridotto alla identità del concetto. Ed è lo stesso tipo di operazione che fa, per altri versi, il denaro dell'economia monetaria, perché il denaro è quello che mi esprime il valore appunto monetario di più fenomeni che possono essere tra di loro irriducibili e che dal punto di vista dell'uso sono evidentemente molto specifici, che però vengono annullati in questa loro identità proprio perché ne viene indicato lo stesso tipo di valore appunto monetario espresso dal prezzo. Ecco, tutto questo per Simmel diventa un colore. Ed è molto interessante vedere come questa metaforica cromatica attraversi tutta la sua riflessione nell'analisi della cultura metropolitana. Lui la chiama Entfärbung, la chiama scolorazione, scoloramento. È una tematica che è molto vicina alla questione del disincanto weberiano, della perdita di magia nel mondo moderno. E al tempo stesso sarebbe sbagliato pensare che questo grigiore, che è determinato da un lato dal concetto e dall'altro dal denaro,
sia visto da Simmel in una maniera magari nostalgica o in una prospettiva che sia volta solo a sottolinearne le componenti negative. È piuttosto, anche qui, sì, ma anche, perché lo si vede molto bene nella grande filosofia del denaro, ma lo si vede anche nei saggi preparatori. Uno di questi sulla psicologia del denaro l'abbiamo incluso nella nostra antologia, ma c'è anche una bellissima favola proprio sul colore che mostra come Simmel intendesse questo aspetto del cromatismo secondo una prospettiva molto suggestiva e molto affascinante. Questo ingrigimento della modernità non è semplicemente la perdita del colore dei valori d'antan, ma è anche una formazione di orizzonti di possibilità nuovi, di orizzonti di possibilità e di opportunità diversi. E questo va sottolineato perché questa analisi della modernità di Simmel è un'analisi ancora una volta che è sempre capace di tenere insieme fattori complementari in una situazione di Wechselwirkung, di interazione reciproca e di dialetticità. Grazie Andrea. Questa tua ricognizione del tema della città e di tutte le sue implicazioni ci porta a sfiorato un altro tema centrale della riflessione di Simmel che si trova espresso in molte parti della sua opera, ma in modo molto chiaro in un saggio breve, straordinario e forse non sufficientemente conosciuto, non conosciuto come meriterebbe. Il saggio intitolato Le due forme dell'individualismo moderno, e perché in questo saggio Simmel sviluppa una sua teoria dello sviluppo dell'individualismo negli ultimi secoli, che sotto tanti aspetti illuminante e continua ad avere delle conseguenze nella riflessione contemporanea. Vorrei chiedere a Barbara Carnevali di illustrarci questo aspetto della riflessione di Simmel. Sì, il passaggio di testimone è perfetto perché il saggio sulla metropoli si conclude proprio con alcune pagine dedicate a un fenomeno apparentemente paradossale, cioè che allo sviluppo della metropoli, quindi allo sviluppo del rapporto dell'ambiente di massa, dove le persone vivono concentrate e in ambienti di larghissima taglia, corrisponda allo sviluppo ipertrofico della cultura individuale, cioè di forme di vita sempre più orientate a valori personali e all'autonomia e alla libertà individuale. Questo è uno delle grandi chiavi di lettura della modernità da parte di Simmel, cioè più modernità, più aumento dell'individualismo come fenomeno e aumento della libertà individuale. Come si spiega questo fenomeno? Allora, per quello che riguarda la città, è interessante vedere qual è il paragone concreto, proprio qual è l'humus attraverso cui Simmel riesce a spiegare il fenomeno. Lui nota quello che poi dopo è diventata nella cultura novecentesca metropolitana un'esperienza condivisa da molti, in particolare dalle minoranze che si sentivano oppresse da rapporti più tradizionali di vita. Il fatto cioè che nella grande città, benché prevalgano tutti quei fenomeni di isolamento, di solitudine, di indifferenza reciproca che fanno sì che in realtà il tessuto sociale si disgreghi e le relazioni diventino sempre più anonime e autonomizzate, in realtà questo permette appunto da un lato il sorgere della cosiddetta libertà negativa in filosofia, cioè il fatto che diminuiscono le costrizioni che il tutto sociale, i modelli di vita più tradizionali o anche semplicemente l'appartenenza a gruppi, a cerchie esercitano sull'individuo, quindi l'individuo è fisicamente più libero di muoversi proprio nello spazio e allo stesso tempo è più libero di sviluppare quella che la tradizione filosofica ha chiamato la libertà positiva, cioè ossia quella di autodeterminare un proprio stile di vita particolare e in un certo senso adatto, tagliato su misura su se stesso. Simmel chiama questo processo anche stilizzazione ed è una e quindi lo ricollega alla
alla tematica più formale dello stile, applicandola alla vita, alla vita quotidiana e sostenendo appunto che tanto la modernità distrugge i grandi stili collettivi di vita che sono dettati dalla tradizione, dalla ripetizione di schemi consuetudinari, tanto suggerisce lo sviluppo e nutre lo sviluppo di forme di vita sempre più individualistiche e particolareggiate, cioè dettate da un individuale Lebensstil, cioè uno stile di vita che ognuno crea secondo i propri valori e secondo i propri gusti. Proprio la tematica, il termine estetico è fondamentale. Allora, per capire meglio che cosa concettualmente, come Simmel approfondisca e problematizzi in chiave filosofica questa osservazione sociologica, è bene rifarsi al saggio che citava Guido, Le due forme dell'individualismo, che è uno dei numerosi saggi in cui Simmel ha cercato di appunto sviluppare e analizzare concettualmente la questione dei vari significati possibili del termine individualismo. E è un saggio del 1901, quindi più o meno contemporaneo alla pubblicazione della filosofia del denaro, quindi della grande opera di sintesi sulla natura della modernità. La tesi del saggio è semplice, esistono due forme, dice il titolo, esistono due forme di individualismo che sono idealtipicamente, cioè considerate come due tipi, virtualmente opposte l'una all'altra. La prima è quello che potremmo chiamare l'individualismo universalistico. L'individualismo sia che valorizza l'individuo come centro, come nucleo, ma in quanto ogni individuo è portatore, in quanto esemplare, in quanto esempio della categoria più larga dell'umanità, la quale è l'oggetto degno di valore in questo caso. Il riferimento filosofico più ovvio e più forte è naturalmente il pensiero di Kant, il quale diceva che in ogni individuo non è tanto l'idiosincrasia individuale ad essere degna di stima, anzi per Kant era proprio quello che andava in un certo senso represso dalla legge morale e dalla razionalità, quanto l'idea universale, la sacralità dell'idea universale essere umano che ogni individuo porta dentro di sé. È la cultura dei diritti umani oggi, quella che ha fondato queste nostre istituzioni e che corrisponde appunto a un'intuizione di base, all'idea di ciò che ci valorizza e ciò che ci comuna. Io sono simile a te in quanto apparteniamo allo stesso genere portatore di un valore. Secondo Simmel questa forma di individualismo si è imposta storicamente, è precedente dal punto di vista cronologico alla seconda, perché è quella che segna in un certo senso il trionfo della cultura illuministica, nella quale viene a compiersi il processo di lenta emancipazione appunto degli individui, dell'individuo come valore, da tutti i vincoli di tipo feudale, economico, consuetudinario che nella società tradizionale, nella società premoderna, legavano l'individuo al gruppo, alla tradizione, alla corporazione economica, la donna al suo genere, quindi a tutta una categoria di comportamenti, di norme, di onori che appunto trascendevano e guidavano la vita individuale. E la prima forma di libertà, appunto, è quella della libertà individualistica, consiste nel rivendicare il diritto di emancipare gli individui in quanto portatori e nuclei del valore da questa rete che in primo luogo li dirigeva e li arrettiva li connetteva in questi legami. All'individualismo settecentesco, nota Simmel, e questa probabilmente è la sua intuizione interpretativa più geniale, in realtà succede un secondo individualismo che continua a definirsi tale unicamente per il nome, perché in realtà è l'opposto del primo. Cioè in questo caso ciò che viene rivendicato come degno di apprezzamento e di valore non è ciò che ci accomuna agli altri, cioè l'idea o l'appartenenza al genere umano, l'idea dell'essere umano in quanto tale, piuttosto è ciò che ci distingue da loro, è quella differenza individuale, quell'idiosincrasia giustamente, che rende ogni nostra vita incommensurabile a quella degli altri, perché ognuno di noi ha il proprio percorso, ognuno di noi ha il suo modo particolare di legare i vari ruoli in cui la società moderna lo ha destinato, e che consiste quindi nel valorizzare questo elemento di differenza e di distinzione. Quindi io valgo in quanto in realtà sono diverso da te e nulla ci accomuna, comunque non ciò che ci accomuna è ciò che è interessante, ed è questo appunto il valore dell'individualità che l'individualismo romantico della differenza pretende di realizzare e di portare a compimento.
Ora, nota Simmel, e anche questo è un tratto molto interessante, che questa seconda forma di individualismo va di pari passo con lo sviluppo della cultura estetica, ossia con la, diciamo, il ruolo sempre più rilevante che la produzione di opere d'arte, ma anche l'esperienza estetica, quindi la ricezione, l'interpretazione di opere d'arte e la pratica, questo possiamo dirlo soprattutto con, diciamo, retrospettivamente con gli occhi di oggi, anche di quelle pratiche semi-estetiche o di creatività diffusa, come potrebbe essere giustamente prima Andrea citava i social network, il postare le immagini su un profilo su internet, o quello semplicemente di accumulare esperienze in un viaggio considerato come appunto qualcosa di unico e che ci appartiene e fa parte della nostra autenticità personale. Ecco, lo sviluppo dei valori individualistici va di pari passo con l'intensificazione e l'aumento dell'importanza dell'esperienza estetica. Questa lettura che Simmel riconduce a due nomi tutelari che sarebbero Schleiermacher e soprattutto Nietzsche, che è ovviamente il primo autore che viene in mente, esalta in modo interessante Rousseau, perché è un autore che in realtà si presterebbe perfettamente ad essere all'intersezione tra i due modelli, perché da un lato rivendica l'universalità della natura umana e dall'altra nelle Confessioni dice io non sono fatto come nessuno degli uomini che ho incontrato. Comunque per Simmel il modello è Nietzsche, l'ideale della vita estetica, in cui addirittura l'accento estetico slitta dalla produzione di opera d'arte vera e propria all'idea di fare della vita un'opera d'arte. Questa sarà la caratteristica dominante dell'individualismo estetico del Novecento e di quello che aveva ancora in mente Simmel in parte attraverso la cultura dell'espressionismo, eccetera. Ora, per concludere, questa lettura di per sé già interessantissima risuona incredibilmente con un racconto alternativo ma parallelo che ha fatto un altro grande interprete della modernità molto più recente, alla fine degli anni Ottanta, che è Charles Taylor. Charles Taylor nel mastodontico volume Le radici dell'io dedica un capitolo, forse quello più importante o comunque uno dei più importanti, a quella che lui chiama la cosiddetta svolta espressiva o nascita dell'espressivismo, ossia quel movimento, anche in questo caso riconducibile alla cultura del romanticismo, che fa sì che improvvisamente nella cultura moderna si slitti dalla rivendicazione illuministica di valori universali, ciò che ancora una volta ci accomuna a tutti gli altri, al genere umano in quanto tale, alla rivendicazione delle differenze individuali, in questo caso valorizzate perché portatrici di una sorta di plusvalore che ogni appunto il sorgere di ogni differenza e di ogni individualità porta nel mondo. Questo per Taylor è uno dei tratti dominanti di tutto il romanticismo, anche quello delle identità collettive, cioè l'idea è come la trasposizione alla cultura dell'idea della biodiversità in ecologia, cioè più ci sono forme di espressione, più il mondo è ricco e più in un certo senso si accresce la libertà e la possibilità poi di in un certo senso far arricchire la cultura attraverso questa proliferazione di valori. Ovviamente ci sarebbe anche molto da dire sulle differenze tra questi due approcci, perché in Taylor ha un grosso ruolo il problema della natura interiorizzata, che poi diventa la fonte. Ma non mi soffermo tanto su questo, tanto più sul fatto che questo tipo di lettura diventa, a proposito dell'attualità di Simmel, particolarmente illuminante oggi per effettivamente interpretare quella che potremmo chiamare ormai la diffusione di massa o democratizzazione di massa dell'ideale della vita estetica, della vita artistica, attraverso comportamenti che sono legati all'espressività individuale che viene valorizzata come ciò che dà valore alla vita, ciò per cui effettivamente ogni individuo rivendica di portare un contributo, di essere o di valorizzare la propria esperienza in un modo unico e caratteristico. Magari possiamo tornare sulle domande poi. Grazie Barbara. Volevo cominciare a chiedere se ci sono domande da parte del pubblico. Vi ricordo che potete formularle in due maniere diverse, o scriverle direttamente in chat o segnalare in chat che volete prendere la parola. In attesa delle vostre domande ne pongo una io ad Andrea Pinotti. Tra i temi che sono stati evocati e sui quali Simmel ha scritto pagine fondamentali, uno di quelli più frequentemente citati e che meglio interseca ciò che è stato detto sulla cultura di Simmel e sul suo modo di interpretare la modernità, è il tema della moda che avete entrambi evocato.
più volte. Volevo chiedere ad Andrea di illustrarci la posizione di Zimmer su questo. Intanto volevo chiedere anche al pubblico di cominciare a formulare le domande, se ce ne sono. Grazie Guido. Sì, effettivamente la questione della moda è assolutamente centrale nella riflessione di Zimmer e anche indubbiamente uno dei suoi saggi più noti, che è stato anche più tradotto e più volte ristampato. Noi abbiamo anche cercato, per il saggio sulla moda e per altri saggi che abbiamo raccolto nell'antologia, di valorizzare diverse edizioni. La prima edizione è quella che poi è stata ripresa nel 1911 nella raccolta che lo stesso Zimmel ha curato dei propri saggi, appunto Cultura filosofica, e quindi l'antologia consente anche di confrontare la prima versione con la versione più lunga. Abbiamo scorporato le integrazioni, le aggiunte, le modifiche. Il traduttore Francesco Peri ha fatto davvero un lavoro eccellente anche dal punto di vista filologico, e per la prima volta si riesce ad apprezzare il modo in cui storicamente questi testi sono cresciuti nel tempo. Ma la questione della moda, connessa anche proprio dal punto di vista, come dire, della struttura temporale del fenomeno della moda e della sua evoluzione interna, è strettamente connessa alla questione della modernità, evidentemente, è un campo in cui Zimmel ci mostra quell'intreccio di esteticità e di socialità di cui ha parlato Barbara prima, e credo che sia uno dei testi in cui meglio si manifesta il significato, appunto, di questa estetica sociale, che si potrebbe anche dire di questa società estetica, invertendo il rapporto alla luce proprio dell'interazione e della reciprocità. Perché la moda è indubbiamente un fenomeno estetico, è indubbiamente un fenomeno che ha a che fare con l'apparire, con l'apparenza, che ha a che fare con l'immagine. Significativamente Zimmel si occupa di moda, ma si occupa anche di ornamenti. E c'è proprio un saggio dedicato alla psicologia dell'ornamento. Sono gli stessi anni in cui Adolf Loos scrive Ornamento e delitto, sono gli stessi anni in cui gli storici dell'arte come Wilhelm Worringer dedicano dei saggi importanti alla questione dell'ornamentazione, vista come l'origine addirittura dell'esperienza d'immagine. Ma tanto nella moda quanto nell'ornamento abbiamo a che fare con delle dinamiche di carattere sociale, delle dinamiche anche qui viste nella loro interazione reciproca e come formazione di compromesso. Ci è proprio parso che sarebbe molto opportuno fare un approfondimento specifico su quello che accomuna, da questo punto di vista, Zimmel a un Freud, ad esempio, formazione di compromesso come il sogno, come il sintomo, come il motto di spirito. Anche la moda è una formazione di compromesso, perché consente di soddisfare contemporaneamente due esigenze, due tendenze, due aspirazioni che sono contrarie nell'essere umano. Da un lato l'esigenza di appartenere ad un gruppo, e quindi un'esigenza di generalizzazione, di appartenenza ad una cerchia più ampia, e dall'altro un'esigenza invece di individuazione, come se nella moda convivessero un principium individuationis e un principium dividuationis, un principio che va in direzione proprio della specificità irriducibile dell'individuo, che grazie a degli accessori di moda o degli ornamenti. C'è una bellissima immagine che Zimmer usa, che ci è piaciuta moltissimo. Parla dell'ornamento come di una forma di radioattività umana, come se ciascun individuo, grazie agli ornamenti e agli accessori, fosse circonfuso di una più o meno ampia sfera di significatività che irradia dal suo centro
Esimmel dice che il corpo umano non finisce con la pelle. Il corpo umano e l'individualità, la personalità si trasmettono agli oggetti che vengono indossati, che vengono portati con livelli differenti di mobilità e anche di possibilità di essere distaccati dal corpo stesso che li porta. Un abito è diverso da un monile da un certo punto di vista. E quindi abbiamo questa doppia movenza che va da un lato in direzione dell'individualità, dall'altro in direzione di quella che potremmo chiamare una dividualità. Ed è in fondo anche lo stesso tipo di fenomeno che ritroviamo ad un livello più alto nel concetto stesso di stile. Prima Barbara lo ha ricordato, perché in fondo anche lo stile potrebbe essere considerato come una specie di erma bifronte, perché si può essere in stile, ed sono proprio ad esempio i mobili, sono ad esempio quegli oggetti di uso pratico, il Kunstgewerbe, che Simmel tiene molto a distinguere dall'opera d'arte, mentre per le grandi opere d'arte per i grandi artisti ci si chiede molto meno in che stile siano perché si danno essi stessi il loro stile. E qui c'è un'interessante prossimità delle riflessioni estetiche di Simmel con le riflessioni che lui conduce. Non abbiamo approfondito questo aspetto nell'antologia, ma lo abbiamo menzionato ed è un aspetto molto importante con le sue riflessioni etiche, con il concetto di legge individuale, cioè con il concetto di quell'autonomia che dà a se stessa la propria legge e non segue una legge come principio appunto di individuazione, come principio di appartenenza. Grazie Andrea, sono arrivate le prime domande e sono molto interessanti. Pongo le prime due a Barbara Carnevali per ragioni che adesso comprenderete facilmente. La prima è di Gabriel Del Sarto. Ascoltando le riflessioni sulla réclame e sulla produzione industriale, mi è venuto in mente un industriale precursore dell'attenzione estetica del prodotto e della pubblicità, Adriano Olivetti. Mi chiedevo se esistono, a vostra conoscenza, intersezioni tra il pensiero di Simmel e quello di Olivetti. Penso anche all'Olivetti urbanista o al politico teorico delle comunità. La seconda, le pongo insieme a Barbara Carnevali, è possibile ascoltare qualche indicazione sulle risonanze di Simmel in Barthes e in Baudet? Allora, grazie, sono due bellissime domande. Sulla prima di Gabriel, vi giuro che non ci siamo messi d'accordo, ma che è un caso incredibile. Io sto scrivendo esattamente su questo e sui rapporti tra, cioè sulla la possibilità di interpretare il modello Olivetti e in generale il problema di quel tipo di modernismo estetico-industriale attraverso gli strumenti offerti da Simmel. Quindi posso dare rapidamente qualche spunto, ecco, sperando che sia convincente perché è il libro che sto finendo. Allora, ci sono almeno due temi che implicano, insomma, che richiamano direttamente questa continuità che è assolutamente reale. La prima è quella che Gabriel ha evocato e che c'è cioè questa idea in fondo che richiama l'idea dell'opera d'arte totale che Olivetti, a cui Olivetti aspirava attraverso la sintesi dominata in parte dall'architettura, secondo il modello del Bauhaus, ma di fatto molto attenta anche alle arti, se non minori, minime, come la tipografia, o per esempio la pubblicità o la produzione di reclame o l'estetica dei calcolatori meccanici e dei primi computer, di cui, come sapete, Olivetti è stato negli anni 60 il precursore, di fatto, del modello Apple, che poi, insomma, fu abortito per ragioni storiche e geopolitiche particolari legate alla storia italiana e anche alla morte di Olivetti. Comunque, quello che è interessante è che negli anni della razionalizzazione, in cui l'Italia sta vivendo la sua modernizzazione, diciamo, accelerata tra gli
gli anni 30 e poi gli anni dopo la guerra. Olivetti cerca, a cavallo del, appunto del, dei, due, delle, dei, dei due dopoguerra, di da un lato razionalizzare la produzione industriale, quindi applicando i metodi del fordismo e del taylorismo, però in una chiave umanistica che è nota, insomma, quindi ispirata al modello della comunità solidale su piccolo territorio, coeso e con una forte attenzione ai servizi sociali, ma soprattutto pensa di compensare in un certo senso la violenza che il moderno, la violenza sensibile proprio direi, in questo il pensiero di Zimmer in parte di Benjamin è particolarmente attuale e rilevante, che la macchina e in generale la modernizzazione esercita sull'individuo scioccandolo, che è il termine che non usa soltanto Benjamin nei famosi saggi su Baudelaire e sulla metropoli, ma che in realtà aveva usato Zimmer per primo nel saggio sulla metropoli, cioè l'idea che la vita moderna sciocchi l'individuo, lo sottoponga a un bombardamento continuo di stimoli che appunto distrugge la sua vita nervosa e in generale l'equilibrio della sua psiche. E Olivetti, da un certo senso da rinascimentale, credeva che all'arte, anzi da schilleriano, credeva che all'arte fosse possibile quello di riconciliare queste scissioni, queste ferite. E quindi pensava in un certo senso di accompagnare, di compensare l'industrializzazione, la modernizzazione con un'attenzione alla forma e alla forma soprattutto coesa e armonizzata da uno stile che allo stesso tempo era uno stile di sostanza, perché doveva essere non semplicemente un elemento di abbellimento e di decorazione della realtà, ma qualcosa che trasmetteva un'idea, la sua idea umanistica, avrebbe potuto effettivamente esercitare questo ruolo di contenimento e di allo stesso tempo riconciliazione dei conflitti. E un'altra categoria di Zimmer che è particolarmente importante, che può essere utile per interpretare il modello Olivetti, è il concetto di stile, perché Olivetti è stato uno dei primi industriali italiani a comprendere l'importanza di quella che nel linguaggio del marketing si chiama l'immagine coordinata, ossia l'idea che un'impresa, ma non soltanto un'impresa, qualsiasi collettivo, abbia bisogno di comunicare all'esterno un'immagine coerente della propria unità, dei propri valori, e per questo siano importantissimi gli strumenti estetici. Questo vale per l'esterno, per la comunicazione esterna e quindi anche in termini per esempio pubblicitari. Ovviamente noi lo sappiamo per com'è queste cose sono diventate praticamente mainstream, dalla Apple alla Coca-Cola, cioè le aziende che cercano di produrre una sorta di produzione totale della loro visione del mondo prima ancora che delle merci. Olivetti in realtà appunto l'applicava in una chiave non tanto orientata al marketing quanto orientata alla coesione interna del gruppo. Quindi esattamente come pensava Zimmel, lo stile serve da un lato a delimitare, a comunicare, a farsi ricordare su coloro che lo percepiscono, e allo stesso tempo serve a mettere insieme, a rendere più coeso un gruppo di un insieme di unità che si ritrova. E vabbè, chi conosce la storia dell'azienda e anche della quantità e della qualità degli intellettuali che sono stati implicati, siete a Siena, quindi saprete che Fortini di fatto faceva pubblicitario per Olivetti, ha lavorato alla comunicazione e in alcune riflessioni straordinarie, per esempio, rifletteva sulla natura poetica del logo. Il logo di un'azienda in fondo è quasi un gioco che somiglia alla poesia, perché cerca di comunicare dei significati attraverso la disposizione delle parole, delle lettere, eccetera. E tutto questo fa impressione oggi, perché sembra un momento della modernità che ancora credeva che una certa strada, appunto, che non si limitasse a criticare, ma che cercasse di assumere, di dirigere in maniera umanistica certi sviluppi dell'economia e anche dell'estetizzazione potesse essere ancora percorsa. E per quanto riguarda la questione della moda, di Zimmel e di Bodei, certamente sì, era uno degli autori preferiti di Baudet, che me l'ha fatto conoscere. Io ho avuto il privilegio di studiare con lui ed era spesso in programma di esame, ma soprattutto faceva parte degli autori del suo canone, appunto, di spiriti liberi, di autori che lui amava particolarmente. E il Zimmer che gli piaceva di più e che lo interessava era quello che appunto rifletteva sull'individualismo, e in particolare, se ricordo bene, il capitolo più dettagliato che riguarda Zimmer lo si trova nei Destini personali, nel libro pubblicato da Feltrinelli. C'è un capitolo lungo dedicato tutta la figura di Zimmer, e in particolare il problema che interessava Baudet era il modo in cui l'individuo moderno articola il suo sistema di ruoli sociali e riesce di certo senso a individualizzarlo
nel modo in cui incarna e combina tra di loro questi differenti ruoli. Cioè l'individuo moderno fa sempre più cose, appartiene sempre a più cerchie sociali, è studente, magari è figlio, allo stesso tempo militante in un'organizzazione politica e lavoratore la sera in un ristorante come cameriere. Tutte queste sono esperienze sociali con delle proprie loro leggi e dinamiche, e allo stesso tempo ciò che resta di specificamente individuale è il modo in cui ognuno di noi incarna questi ruoli e li combina. Quindi direi che appunto per Baudet il libro chiave è questo, e in parte anche la riflessione che Simmel fa sul concetto di legge individuale che è stato citato da Andrea, cioè l'idea che questo è, come dire, una conseguenza o un fenomeno parallelo a quello della stilizzazione, ossia l'idea che l'individuo moderno non segue più una legge dettata da altri, di cui lui è un esempio tra tanti, ma crea il proprio modo di vivere, la propria legge da se stesso, da sé, quindi in questo senso la legge individuale, e cerca di applicarla rimanendo fedele a questa stessa legge. È anche un modo di definire l'autenticità, cioè rimanere, essere fedeli a ciò che siamo. Un'ultima cosa su Barthes, meno cose da dire, mentre invece ne dico volentieri una che riguarda Francesco Orlando, visto che abbiamo parlato della moda, e che lancio come una proposta anche di possibile studio di approfondimento per una tesi di laurea, sarebbe molto bello. Uno dei concetti che Simmel usa per definire la moda, in particolare, è quel fenomeno peculiare per cui la moda è capace di risolvere con un'unica forma espressiva degli impulsi e dei bisogni che sono di per sé contraddittori e escludenti, sì? Per esempio il fatto di voler essere se stessi e un individuo diverso, e allo stesso tempo di seguire gli altri nel cercare di rivendicare questa differenza individuale. Ecco, lui parla di compromesso, cioè di una forma espressiva che permette, grazie a un compromesso, di esprimere due cose che di per sé si escluderebbero, e quindi è una sorta di soluzione dialettica geniale che conserva entrambi gli elementi di un'antitesi, non li supera ma riesce a conciliarli. Questo naturalmente ricorda moltissimo il Freud dell'analisi dei sintomi e dei sogni, ma ancora di più Francesco Orlando, che aveva sviluppato un'intera teoria sull'espressività e del linguaggio e della letteratura fondata su un'intuizione simile. Quindi sarebbe un bellissimo argomento quello di studiare la famiglia di forme espressive che fondano sul compromesso la loro forza e la loro dinamica. Grazie, ho dimenticato di dire che la domanda su Barthes e Baudet era di Carlo Perelli. Prima di dare la parola a Daniele Giglioli che l'ha chiesta, ho una domanda che è arrivata dallo streaming di Giulia Bradamante, domanda che pongo ad Andrea Pinotti. Si può pensare allo spazio di internet come a una metropoli ingigantita? Penso soprattutto al processo di anestesia che spinge all'iperstimolazione anche a livello sensoriale. Grazie, sì, questa è una domanda molto molto interessante perché prolunga in qualche modo quel pensiero che abbiamo accennato prima, cioè il fatto che Simmel si interroga sui mezzi di trasporto, ad esempio, e quindi vede la tecnologia nel modo in cui interagisce con le prassi, con le pratiche di vita, come qualcosa che può interagire, interferire con i nostri a priori, modificarli storicamente. In fondo nei mezzi di trasporto noi ci esprimiamo, ci esternalizziamo, ci oggettiviamo, e però al tempo stesso poi ne subiamo in retroazione un effetto che viene a modificare profondamente le condizioni di possibilità della nostra stessa esperienza. Per cui io credo che indubbiamente darei una risposta positiva a questo tipo di domanda. Sono degli spazi sociali nei quali si possono soddisfare delle esigenze molto diverse, ancora una volta contraddittorie, delle esigenze che sono di omologazione da un lato, di fare come fanno tutti, delle esigenze invece di grande espressione individuale e creativa. Mi viene da pensare in modo particolare al cosiddetto fenomeno degli internet meme o memes, che credo che indubbiamente sarebbero oggi una manifestazione di creatività dal basso, molto spesso anonima,
sulla quale un pensatore come Simmel, attento appunto a questi fenomeni di superficie al tempo stesso, però sempre ancorati nella profondità delle strutture dell'esistenza, un pensatore come lui avrebbe indubitabilmente trovato degni di riflessione, perché nella produzione anonima e collettiva, molto spesso molto creativa, ma molto spesso anche estremamente omologata in tipologie molto, molto ripetitive, sembra che si dia la possibilità di soddisfare delle esigenze da un certo punto di vista uguali e contrarie, appunto l'esigenza di una genericità, di un'appartenenza, di un fare come fanno tutti, e al tempo stesso, proprio utilizzando quegli stessi meccanismi e quelle stesse strategie, l'apertura di orizzonti di senso che invece sono originali, sono inaspettati e producono un novum. Grazie per questa risposta. Ho una richiesta di presa di parola da parte di Daniele Giglioli. Daniele? Sì, ciao, grazie allora per questa vostra relazione che è stata molto interessante. Avrei due domande, una facile e l'altra meno, ma forse la prima annullerà la seconda. La prima è una richiesta di spoiler, visto che ovviamente non ho ancora letto il libro, e cioè in che cosa si differenzia la vostra esposizione, ricostruzione di Simmel rispetto a quella che è stata la Simmel Renaissance, diciamo, dell'inizio degli anni 70. Faccio il nome di Massimo Cacciari, ma è un nome di genere, nel senso che era tutta quanta improntata al dualismo tragico, diciamo così, del rapporto tra forma e vita. E la seconda è che sono rimasto molto affascinato dal vostro tentativo riuscito di rappresentarci uno Simmel 1, che parla di un mondo 1, in cui il fenomeno in qualche modo non sporca l'universale per il fatto che è una singolarità, no? Ha molto colpito l'immagine del grigio, il grigio è il colore filosofico per eccellenza, no? Il filosofo dipinge grigio su grigio, prelevandolo da un autore di un'epoca di cui lui stesso faceva parte, come neocantiano, tutta fatta di dualismi, no? E forma e vita, cultura e civilizzazione, fatto e valore, insomma, dietro poi ci sono Apollo e Dioniso, lo stesso Kant, insomma, no? Il mondo della natura e il mondo della morale. Mi chiedo come questa attualizzazione possa, diciamo così, inverarsi oggi, nel momento in cui una persona qualunque di noi si pone di fronte al singolo fenomeno e invece che il tutto, che era stato hegelianamente evocato dal primo intervento di Pinotti, se non l'ho capito male, si trova di fronte un non tutto, cioè un qualcosa di non ricostruibile, che in qualche modo sembra inafferrabile. Allora, il metodo del saggismo è perfetto per questa cosa. Il concetto è difficile da afferrare. Io spero che la seconda domanda, appunto, si risolva nella prima. Chi desidera rispondere? O tutti e due? Barbara, vuoi cominciare tu? Sì, soprattutto sulla seconda avevo qualcosa da dire. Sulla prima, la differenza del nostro saggio, come dicevi, è della nostra raccolta, sì, in primo luogo, per esempio, la rivalutazione di questa estetica minore, che nella grande estetica affrontata da gente come Cacciari invece risultava era l'arte, comunque l'esperienza estetica in chiave romantica. E poi la svolta interpretativa fondamentale dopo gli anni 70, più ancora di quella italiana, è stata quella postmoderna, quella che è stata promossa dalla rivista Theory, Culture and Society, dai sociologi della cultura, che hanno intercettato da un lato il fatto che degli aspetti del pensiero di Simmel, in particolare il relazionismo e l'apparente assenza di fondamento del suo sistema, il carattere frammentario, andavano
diciamo, sembravano sposare alcuni principi chiave della cultura postmoderna e li hanno molto enfatizzati, facendo però, come sempre succede con queste operazioni interpretative, dando luogo a delle idee molto, molto brillanti, anche molto utili e feconde per riattualizzare l'autore, e però perdendo quell'aspetto che io definirei il modernismo di Zimmer, cioè il fatto che mai la sua analisi della frammentazione e dell'individualizzazione, della perdita di fondamento, del fluidificarsi delle relazioni corrisponde a una nostalgia, a una perdita di memoria della totalità. Cioè Zimmer, in questo Andrea ha ragione, resta un post hegeliano che non riesce, e con questo probabilmente rispondo anche in parte alla seconda domanda, che pur non riuscendo a ritrovare una forma di sintesi che sia equiparabile a quella dello spirito assoluto. Adesso, uno dei grandi temi che non abbiamo ancora affrontato del pensiero zimmeliano è quello che nella critica viene di solito riassunto con la formula la tragedia della cultura, e che in realtà nel periodo di Zimmer che studiamo noi, lui definiva più neutramente la separazione dello spirito oggettivo dallo spirito soggettivo. Che cosa significa? Significa quel processo per cui il moltiplicarsi delle conoscenze, il moltiplicarsi della cultura oggettiva, quindi non solo delle conoscenze spirituali, ma anche per esempio della tecnica, dei mezzi, gli strumenti, i mezzi di trasporto, gli strumenti tecnologici, eccetera, oppure le istituzioni, moltiplichi in maniera ipertrofica e non sia più assimilabile dal singolo. La vita moderna è caratterizzata dal fatto di muoversi in ambienti e di utilizzare cose di cui nessuno di noi ha la minima consapevolezza dal punto di vista di come sono costruite, di come si possono aggiustare se si rompono, eccetera. Questo naturalmente in modo crescente nel tempo. Oggi con gli strumenti informatici questo è particolarmente evidente. E Zimmer sa benissimo che l'individuo moderno non può più padroneggiare tutto questo, e da questo si sente minacciato, perché è come se si creasse una sorta di scissione antintuitiva tra un soggetto che ha prodotto una cultura per migliorare la sua vita e per essere felice, e che a un certo punto non riesce più a riassimilarla, non solo, ma vede ergersi questa cultura come un enorme oggetto, un'enorme biblioteca dove i libri non sono più finalizzati alla saggezza e alla vita individuale. E questo naturalmente poi è un tema che dalla scuola di Francoforte è diventato immediatamente, è stato subito letto come critica della nazione in questa chiave, e che l'ultimo Simmel vedrà in chiave sempre più tragica. In realtà Simmel non rinuncia all'idea che esistano delle opere, delle isole di senso, e le rintraccia quasi tutte appunto nell'esperienza estetica, ossia o nella creazione di opere che incarnino una piccola totalità, oppure nella possibilità di singole individualità. Zimmer apparteneva ancora all'epoca che pensava che Goethe avesse risolto questo problema, anche se il suo modello non era più recuperabile, cioè l'uomo che pratica la biologia e allo stesso tempo il ministro dello Stato di Weimar, amante della natura e grande mondano, con una vita ricchissima e allo stesso tempo studioso, eccetera, era l'incarnazione ancora di questa ultima possibilità di individualità capace di creare il grande stile, di creare qualcosa che riproponesse a livello individuale la totalità perduta. Però continua a pensare che appunto sia possibile farlo in micro sintesi. Questo per esempio lo differenzia molto dalla cultura, sia del tragico che abbiamo evocato, sia da quella postmoderna che di fatto alla sintesi rinuncia per definizione, che non è neanche interessato a evocarla. Io direi che in questo Zimmel resta appunto un modernista, nel senso, come Proust descrive la disgregazione ma non rinuncia all'idea di una redenzione, o come Joyce allo stesso tempo continua a descrivere una totalità nell'esperienza della grande città in un solo giorno. Ecco, direi che è quel tipo di posizione intellettuale lì, tra due epoche. Magari Andrea invece non ha... No, no, sono d'accordo anch'io. Volevo semplicemente aggiungere, rispetto a quanto tu hai detto sulla questione della sintesi e della totalità che può essere offerta dalla grande esperienza dell'arte, no? Ci sono molte pagine di Zimmel che ci sembrano, da questo punto di vista, forse datate, perché... penso proprio il saggio sull'ansa del vaso, piuttosto che il saggio sulla cornice, nei quali quello che viene continuamente sottolineato è questo bisogno di separatezza rigorosa della dimensione
dell'arte rispetto alla dimensione della vita reale. No? Se noi prendiamo da questo punto di vista Simmel e Benjamin, e abbiamo già detto che Benjamin è molto debitore, molto più di quanto Benjamin non sia disposto, tra l'altro, ad ammettere esplicitamente nei confronti di Simmel, ma proprio sul tema dello shock si vede che Simmel pensa all'arte come ad una specie di terapia allopatica rispetto agli shock della metropoli. L'arte è quella dimensione simbolica, è un Böcklin con la barca che va verso l'isola dei morti, è appunto un'isola, mentre 20 anni più tardi, 30 anni più tardi, un Benjamin avrebbe concepito l'arte come una terapia omeopatica dello shock, curare lo shock con altro shock, con lo shock di Dada, con lo shock del montaggio cinematografico, con lo shock dell'interruzione brechtiana. E però ci siamo accorti proprio là dove Simmel sembra essere più rigoroso e puntare alla sintesi della grande arte rigorosamente separata dalla realtà e dal quotidiano, le pagine che lui dedica all'artigianato artistico, al Kunstgewerbe, a questo termine che è anche molto difficilmente traducibile in italiano, ma appunto, come diceva prima Barbara, quei vasi che possono essere da un lato degli utensili che hanno una funzionalità pratica e dall'altro che possono anche essere delle opere d'arte, sono ancora una volta quelle situazioni di compromesso, quelle situazioni in cui è molto grigie, in cui è molto difficile stabilire se appartengano all'uno o all'altro regno, e sono proprio queste situazioni alle quali forse Simmel dedica le pagine più acute e più brillanti, che continuano ad interrogarci, ad esempio per quanto riguarda il mondo del design oggi, che evocava proprio Barbara anche prima. Grazie per le risposte e grazie a Daniele Giglioli per la domanda che ha posto. Mi avvierei alla conclusione con le ultime due domande. Una di Pierluigi Noschese e Alessia Di Giammatteo, che dice: si può considerare Žižek un pensatore di impostazione simmeliana? E la seconda, che viene dal collegamento streaming su YouTube, di Marco Camisani: mi interessa approfondire quando Simmel si occupa di religione. Nel vostro volume ci sono aspetti che confluiscono in questo tema, altrimenti quali studi consigliate? Vi lascio la parola. Chi ha interpellato? Entrambi. Provo a rispondere alla domanda su Žižek. Direi a caldo no, per due ragioni. Perché in fondo Žižek mette insieme marxismo e psicanalisi lacaniana, e da un lato in Simmel non esiste l'inconscio, perché esiste una superficie che ha degli strati, ma non esiste qualcosa che possa essere definito una zona profonda nel senso dell'inconscio psicanalitico, al contrario, e perché anche nei confronti di Marx, lì la critica è esplicita, si trova nelle prime pagine della Filosofia del denaro, che tra l'altro dialogano, a cominciare evidentemente dal titolo, con il Capitale di Marx, rifiutano del materialismo storico ciò che va contro il principio della Wechselwirkung, cioè dell'interazione tra cause ed effetti, cioè quel principio che ricordava Andrea, per cui ciò che causa è a sua volta causato dal suo stesso effetto. Ovviamente il materialismo storico, nella sua poi versione più volgare, comunque che presuppone una determinazione ultima, o comunque della dimensione strutturale economica sulla dimensione culturale sovrastrutturale, è rifiutata da Simmel in quanto unilaterale, e Simmel sostituisce a questo modello, appunto a verticale, a causazione diretta, un modello, come abbiamo visto, più relazionale, che fa sì che le sfere
le diverse sfere di esperienza si influenzino con rapporti di reciprocità reciproci che non sono unidirezionali, ma che sono sempre appunto biunivoci. E altra cosa importante, la struttura, se c'è la possibilità, soprattutto da parte dell'interprete, davanti a un fenomeno, per esempio potrebbe essere la città, cosa farebbe un Zimmeliano? Appunto, un Zimmeliano applica una sorta di spiegazione a mille foglie, in cui un fenomeno, come dice Simmel nell'introduzione alla filosofia del denaro, un fenomeno economico ne richiama a sua volta uno spirituale, il quale a sua volta rivela dei legami con un fenomeno di tipo materiale, eccetera. E questo via via all'infinito, senza mai pretendere di raggiungere il fondamento ultimo o l'elemento, come si diceva un tempo, determinante in ultima istanza. A questo Asime non interessa, quello che interessa è al contrario fluidificare continuamente i rapporti della realtà congelata, reificata e far vedere il sistema di relazioni che li anima. Questo appunto è inconcepibile anche col metodo di Marx e nella sua lettura o uso che ne fa Žižek. Volendo, Žižek ha un'attenzione all'interpretazione dei dettagli, spesso nei film è particolarmente efficace, in alcuni elementi simbolici come possono essere, non so, le punte dei grattacieli di certe grandi città, in cui, benché prevalga sempre appunto una forte lettura psicanalitica di questi elementi, si potrebbe volendo rintracciare la cultura, l'approccio microscopico, ecco, cioè la capacità di partire dal dettaglio per risalire a strutture più larghe, ma direi che il legame, almeno nella mia così, risposta immediata, si ferma a questo. Non so cosa pensasse d'altro la persona che ha posto la domanda. Io invece affronto l'altra domanda che è stata posta rispetto alla religione. Come dice il sottotitolo della nostra antologia, ci siamo più dedicati a questi saggi di estetica sociale che delineano quella che per Simmel è la concezione dello stile moderno, appunto, della modernità. E appositamente non abbiamo incluso quei saggi più specificamente di filosofia dell'arte, dedicati ad esempio all'arte di Rembrandt o a Rodin o a Michelangelo, ma abbiamo piuttosto pensato all'estetica più nel senso etimologico del termine, cioè di una teoria dell'aesthesis, di una teoria della sensibilità, di una costruzione estetica del sociale e di una costruzione sociale dell'estetico. Direi che il perimetro dell'antologia può essere definito da questo chiasma. Quindi, no, non ci siamo occupati di religione. I saggi di religione, sulla religione, sulla sociologia della religione sono raccolti, sono pubblicati in italiano da alcune edizioni che sono Bulzoni piuttosto che Borla, però. C'è un passaggio nella conclusione di questo saggio preparatorio alla filosofia del denaro che mi piace citare in conclusione proprio per farvi capire la potenza delle analogie di Simmel e la capacità che ha Simmel di vedere lo stesso nel diverso in fenomeni anche molto lontani tra di loro. Ed è una citazione che faccio volentieri perché risponde in qualche modo anche, o si riallaccia perlomeno alla domanda che Daniele Giglioli ha posto prima rispetto al colore del grigio. Non occorre, dice, aggiungere molto per chiarire l'affinità psicologica tra l'idea di Dio e l'idea del denaro. Con l'idea di Dio in Dio tutte le contrapposizioni e tutti i contrasti insanabili del mondo verrebbero riconciliati e riequilibrati. Il tertium comparationis dato dal sentimento di quiete e di sicurezza che il possesso di denaro ci comunica. Un sentimento così simile alla pace che la persona religiosa ritrova nell'idea del suo Dio. L'idea di Dio nella forma della fede religiosa e quella del denaro nella forma della concretezza rappresentano il massimo livello di astrazione al quale la ragion pratica ha saputo elevarsi. Ecco, naturalmente basterebbero queste poche righe per inaugurare altre 2 ore di discussione, ma le cito
proprio per ricordare che anche partendo da un'analisi come quella del denaro e del rapporto psicologico che noi abbiamo col denaro, per Zimmer è possibile arrivare niente meno che alla nostra esperienza di Dio. Grazie, grazie. Ringrazio i nostri due ospiti di stasera, Barbara Carnevali e Andrea Pinotti, per tutto quello che ci hanno detto. È stata una serata molto densa. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, coloro che hanno posto le domande. Credo che sia uscito fuori bene, oltre alla statura indubitabile di Zimmer, l'interesse che questo autore ha per la riflessione contemporanea e per i temi che circolano nel dibattito culturale del XXI secolo. Mi auguro che possiate presto comprare questa raccolta di saggi, Stile Moderno, e Einaudi, in uscita tra poche settimane. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo incontro di Extrema Ratio la settimana prossima. Grazie. Grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie Guido. Grazie Barbara.